Siamo al Bistro de Venise di Venezia, siamo qui per raccontarvi la storia dello spritz. Nasce in origine all'inizio del XX secolo e si ha accenni di nascita nelle osterie in Calle dei Stagneri, adiacente alla sede del Gazzettino. Inizialmente chiamato Scorzetta, poi chiamato Bismarck e infine Spritz, dal verbo spritzen austriaco che significa spruzzare. E veniva preparato con della bianchetta, un vino bianco leggermente frizzante, molto comune nell'area del Veneto dall'inizio del Settecento. Troviamo cenni storici, indicazioni sullo spritz nei testi di Elio Zorzi, Osterie Veneziane del 1928. Bene, adesso andiamo a spiegare lo spritz in origine, per cui l'esecuzione, per come ci è stata descritta da Zorzi. Per cui inizialmente ghiaccio quanto basta, giusto per avere una limita anche dissetante. cinquanta centilitri di bianchetta. Allungato con del seltz a suo tempo, un sifone in vetro e ultimo una strizzatina di buccia di limone per dare un tocco fresco all'aperitivo.